Cireale è sofferente, ma non lo dà a capire. Anzi, i suoi acciacchi li maschera bellamente, se riesce subito a prendere le distanze da un niscemi ostico per tradizione e per di più ringalluzzito dallo squillante successo di 8 giorni addietro sul Bagheria. Tuona, insomma, la squadra granata sin dal fischio d'inizio. Niente di eccezionale, sia chiaro, ma basta e avanza per intimidire l'avversario, che già al decimo si ritrova sotto d'un gol e per di più, a prescindere dal passivo, nelle condizioni di dover rivoluzionare schemi e piani tattici. A firmare il vantaggio granata il solito Paolo Mongato. Guardate con quanta abilità calcia dalla lunetta una punizione concessa per fallo di Fatuzzo su Maggio, centrando il 7 della porta di Modica. Il Niscemi, che si era schierato in chiave forzatamente difensiva, è costretto a cambiare registro. Solo che, nell'occasione, gli fanno difetto i mezzi. Con Schillaci e Pisano squalificati, Zambollini poverino aveva gli uomini contati, ma anche la mentalità. Ci prova, certo, l'11 ospite ad uscire dal guscio, ma non riesce che a solleticare la difesa granata. Partita chiusa di resti, ove la Cireale non si adagiasse. E per mezz'ora buona par davvero adagiarsi la squadra di Busetta, che soffre, oltretutto, l'assetto inedito che si è dovuta dare per la doppia squalifica di Ingenuo e Matarazzo. Andolina se la cava niente male nel ruolo di libero, Manga si prodiga a compensarne l'assenza lungo la fascia destra, ma è un fatto che la squadra granata fatica a ritrovare certi equilibri. In più, l'infortunio di Maggio pare complicare ulteriormente le cose. Il Niscemi, insomma, si fa animo e ci prova in avvio di ripresa a pizzicare Giuffrida. Dovara serve Baglio, la conclusione è precisa, ma il palo salva l'estremo difensore Accese. La Cireale annusa pericolo di beffa e ritrova come d'incanto la sua migliore espressione tecnica. Gran calcio per 7 minuti e partita chiusa. Decimo minuto, Chico apre intelligentemente per Carnà, il capitano affonda e lascia partire un grosso teso sul quale s'avventano Amato e Manca. Cicca il primo ma non il secondo, 2-0. Il terzo gol arriva al 13° a conclusione di un'azione che nella dinamica è un po' la gemella della precedente. Ancora Carnà da fondo campo, ancora un grosso teso. Barraco è in agguato, gran diagonale, pallone nel 7. Non si appaga la Cireale e al 17° va ancora in gol. Stavolta è Manga ad involarsi lungo l'auto destro e a mettere al centro un pallone invitante. La difesa ospite pare in catalessi ed Amato sul corto rinvio di Fichiera prova la prodezza. Rovesciata acrobatica, nulla da fare per Modica. 4-0, il resto è soltanto accademia. Regionale terza di ritorno. La Cireale batte Niscemi 4-0, Agrigento Favara batte Palermo Olimpia 1-0, Partinico Audace Enna 1-0, a Bagheria Marsala batte Bagheria con 31 punti. Segue il Mazzara 28, Agrigento Favara 26, Scicli 25, Partinico Audace 24, Comiso e Marsala 23, Paternò 21.